Punto Nuovo Sport. Gli aggiornamenti regionali sullo sport in Campania. Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento con lo sport di Radio Punto Nuovo. Partiamo con qualche minuto di ritardo, ma quando le notizie chiamano non si scappa, quindi assolutamente ringraziamo Gianluca Matucci, il notiziario radio di Radio Punto Nuovo, che ci fa anche il filo con lo sport, perché avrete sentito dalla sua voce come oggi sia una giornata assolutamente importante per le campane, non solo per il Napoli che si conferma ulteriormente al primo posto con la vittoria, la spallata al campionato data nel corso della trasferta di Milano contro i rossoneri, però bene anche la Juve Stabia, il pareggio importantissimo contro il Sassuolo, sempre pareggia ma purtroppo con un sapore diverso la Salernitana, che rischia addirittura di perderla con la rete poi nel finale del Cesena, praticamente annullata per il triplice fischio. Insomma, è successo di tutto, è l'ultimo campionato di Serie B, nell'ultimo turno del campionato di Serie B, chissà che non succeda di tutto anche nel prossimo e odierno turno del girone C di Serie C, che apre i battenti nella sua 12ª giornata quest'oggi con le due campane, Giuliano e Avellino, rispettivamente in campo contro Picerno e Trapani. Insomma, Giovanni Annunziata, più che super weekend, mi verrebbe a dire super settimana, perché si inizia già di mercoledì. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Una super settimana che inizia con questo turno infrasettimanale per quanto riguarda chiaramente la Serie A, e possiamo essere abbastanza soddisfatti. Sì, forse il Napoli ha fatto un risultato un po' positivo a Milano, a San Siro, il Napoli è andato lì, è andato a far vedere che non è quello di cui si parlava, non è una squadraccia, non è quella squadra fortunata. Io comunque dopo la partita di ieri sento dire ancora Napoli è fortunato, il Napoli è stato fortunato anche contro il Milan che si è ritrovato senza mezza squadra, il Napoli sarà fortunato anche contro l'Atalanta, addirittura verrà un infortunio, una febbre al Retegui di turno. Ai ragazzi, non scherziamo, il Napoli comunque ieri ci poteva essere chiunque di fronte, sicuramente sarebbe stato più difficile avere Pulisic dal primo minuto, Reinders, Theo, mettiamoci Tomori eventualmente, Tomori o Gabbia al posto di Pavlovic, però comunque di fronte ci sarebbe stato un Milan che avrebbe provato a fare di più la partita, ci sarebbe stato ancora più spazio per il Napoli. Però il Napoli l'ha agguantata immediatamente, il Napoli ha avuto soprattutto due individualità importanti, gol di Lukaku e il gol di Kvaratskhelia. Stiamo parlando di due singoli che avevamo detto dovevano fare loro la differenza e l'hanno fatto. E l'hanno fatta anche perché c'è subito un dato che possiamo dare in un giorno, oggi 30 ottobre, che in realtà sarebbe anche il 64esimo compleanno di Diego Armando Maradona, e ne parleremo nel corso di questa due ore di sport, ma do subito un dato: da quando Kvaratskhelia è arrivato al Napoli, alla 10ª giornata di campionato, mai aveva segnato così tanto. Ed è un piccolo paradosso, perché poi leggo anche sui vari quotidiani, leggo anche un po' quelle che sono le opinioni dei tifosi sui social, arriva un Kvaratskhelia non al top della condizione. Questo è assolutamente comprensibile, anch'io spesso vado un po' a pungolare i nostri ospiti su questo tema, però i numeri parlano chiaro: 5 gol e 3 assist in questo avvio di campionato, in queste prime 10 giornate di Serie A. Non aveva fatto così bene neanche nell'anno dello scudetto, dove era partito con, se non vado errato, 4 reti e 4 assist, e invece lo scorso anno non aveva superato quota numero 3. Ora è già la quinta rete, segna una giornata sì, una giornata no, non aveva mai segnato al Milan, tutti piccoli segnali al quale se ne va ad aggiungere secondo me uno ancora più importante. Ieri Kvaratskhelia ha fatto una gara di sacrificio sulla sinistra in combinato con Matias Oliveira, che è stato a mia opinione tra i migliori in campo nella giornata di ieri, che davvero merita un approfondimento a parte. Però andiamo subito al telefono, lo ringrazio davvero tanto per essere dei nostri, un grande amico di Radio Punto Nuovo, oggi anche editorialista per il Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, grazie mille. Ciao, buongiorno a tutti. Perché insomma la spallata che ha dato ieri Lukaku a Pavlovic è un po' la stessa che il Napoli sta provando a dare al campionato. Sì, è un'immagine diciamo simbolica di come insomma Lukaku si sia liberato di Pavlovic
nell'occasione del primo gol, così il Napoli si sta liberando un po' delle avversarie in questo inizio di stagione. Sicuramente la partita di ieri, oltre che essere importante per la classifica, secondo me è importante per la consapevolezza di questo gruppo che si sta formando, che si sta cementando, che sta crescendo dal punto di vista delle conoscenze, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del carattere, della personalità e di tutte quelle caratteristiche che sono care ad Antonio Conte. Io penso che insomma i margini di crescita siano ancora tanti, e questo è quello che pensa secondo me anche Conte quando dice dobbiamo continuare a tenere il cartello lavoro in corso, perché insomma questa squadra si sta ancora formando, si sta ancora conoscendo. Io sono convinto che più del fatto di voler nascondere le ambizioni di questa squadra, Conte sia convinto che insomma possa ancora migliorare tanto, però insomma i caratteri diciamo riconoscibili di questa squadra stanno venendo fuori e si vedono, si sono confermati anche nella prima partita in cui tutti aspettavano la caduta del Napoli. Invece il Napoli ha risposto presente, ha superato l'esame e ora si prepara ad affrontare le altre partite difficili che restano e resteranno ancora molto complicate. Ti chiedo di questo Napoli che comunque nonostante tutto viene definito un Napoli fortunato, perché il Milan si è trovato con tante defezioni. Ricordiamoci che comunque il Napoli ha avuto un'assenza non da poco come quella di Lobotka, però comunque si parla di un Napoli fortunato, Napoli che anche contro il Milan è riuscito a vincerla grazie a questo e quest'altro. Ma non è il momento di iniziare a dare dei meriti ad una squadra che momentaneamente si trova comunque a più 7 sull'Inter? Magari Conte sfrutta anche queste critiche per caricare la squadra, perché io credo che insomma i meriti di questo Napoli siano sotto gli occhi di tutti. Poi chiaramente se i paragoni vogliono essere fatti con il Napoli di Spalletti, che era un altro tipo di squadra, aveva un altro tipo di interpretazione di partita, era probabilmente più bella da vedere ma anche probabilmente più fragile. Questa è una squadra che dal punto di vista della solidità mi sembra di livello top, perché se una squadra per 7 partite su 10 non prende gol e al di là dei 3 gol iniziali di Verona ne ha presi 2 in 9 partite, di cui 1 sul rigore e 1 da fuori area, ecco, bisognerebbe fare delle considerazioni e rendersi conto che magari questa non è una squadra diciamo che ruba l'occhio, che ti incanta quando la vedi giocare come poteva essere quella di Spalletti, ma una squadra tremendamente solida, tremendamente quadrata, tremendamente efficace. Ecco, io credo che il calcio sia bello perché non c'è solo un modo per giocare a calcio, e quindi ogni allenatore ha il suo modo, il suo metodo, le sue convinzioni. Tutti quanti puntano con il loro gioco ad arrivare alla vittoria. Ecco, Conte è probabilmente un allenatore diciamo meno spettacolare ma molto molto più concreto. Ecco, ti chiedo anche un po' a margine della provocazione, parlavi di una maggiore solidità, io però guardo anche le due rose in carta a carbone e mi sembra che questo Napoli abbia addirittura qualcosina in più rispetto a quello scudetto, soprattutto nella profondità, perché poi parliamoci chiaramente, se a quel Napoli fosse mancato Lobotka ce ne saremmo accorti, e come. Invece con Gilmour, anche l'abbraccio che è arrivato ieri da parte di Conte, anche quella è stata un'immagine molto bella. Non c'è dubbio che questa rosa sia una rosa importante, una rosa che dà a Conte tante soluzioni, che va detto anche che Conte sta rivitalizzando quelli che noi
avevamo visto 2 anni fa giocare ad alti livelli che l'anno scorso sembravano giocatori finiti. L'esempio di Lorenzo è sicuramente quello più lampante, ma hai nominato prima Olivera, ieri sera Olivera credo sia stato uno dei migliori del Napoli, così come ho visto giocare su alti livelli anche Rachmani. Chiaramente Buongiorno probabilmente è quello che dà più sicurezza a tutto il reparto difensivo, però insomma se tu guardi uno per uno tutti quanti stanno giocando bene. Chi entra dalla panchina gioca bene, la qualità della panchina è alta, per cui diventa facile per l'allenatore non solo gestire il gruppo ma anche diciamo poter alternare anche in partita le situazioni di gioco, perché non ci dimentichiamo che la scorsa partita, mi riferisco a sabato in casa con il Lecce, quando c'è stato da usare, ecco, abbiamo visto una nuova formula che finora era stata inedita, con McTominay abbassato accanto ad Anghissà e Raspadori che è andato ad affiancare Lukaku quando in campo c'erano comunque Clara e Politano. Ecco, le soluzioni diciamo dall'inizio o a partire in corso per Conte con questa Roma sono tante e le alternative sono molto importanti. Cos'è che serve adesso per le prossime partite, proprio iniziando dall'Atalanta, perché sarà un altro dei tanti scontri diretti? Ma guarda, serve tenere la continuità, serve mantenere questa concentrazione, serve mantenere questo spirito di gruppo, perché quando vedi Clara da un lato e Politano e Di Lorenzo, Clara e Olivera da un lato e Politano e Di Lorenzo dall'altro, sacrificarsi così con puntualità sui raddoppi come ieri sera contro Okafor e contro Chupez, vuol dire che questa squadra ha voglia di aiutarsi, e le parole di Conte che a fine partita sottolinea come questo sia uno dei migliori gruppi che ha avuto in carriera, mi fa pensare che questo spirito di gruppo, questo spirito di squadra sia un valore che può dare tanto e può aiutare molto il Napoli in questa stagione. Per cui sicuramente il Napoli dovrà continuare su questa strada, cercando di magari di trovare un po' di brillantezza forse maggiore in fase realizzativa, perché in queste ultime settimane insomma ha dovuto soffrire molto per portare a casa il risultato. Se si riesce magari ad arrotondare qualche volta qualche punteggio, si riesce forse a gestire anche meglio tutte le situazioni. Pasquale, grazie mille per essere stato dai nostri, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grande, grandissimo abbraccio a Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Bellissimo il suo editoriale stamattina sul regalo di Antonio Conte a Diego Armando Maradona in questo particolare compleanno. Ci prendiamo un paio di minuti, voltiamo momentaneamente pagina perché, come sapete, prima ora facciamo un volo d'angelo su tutta la Campania, andremo a Salerno, andremo a Castellammare di Stabia per commentare i pareggi di ieri, iniziare anche ad introdurre i temi del prossimo weekend. Vi aspetto tra pochissimo con tutti i nostri ospiti. Che riparte quando sono le 13:23. Andiamo a ricapitolare anche quelli che sono stati un po' i risultati della giornata di ieri di Serie A e poi subito quelli che invece sono stati i risultati della Serie B, perché oggi si completa il turno numero 10 dopo l'1-0 del Lecce contro il Verona, il 2-0 del Bologna contro il Cagliari e chiaramente anche il 2-0 del Napoli contro il Milan, poi Venezia Udinese, Empoli Inter, Atalanta Monza, Juventus Parma, Genoa Fiorentina, Roma Torino, Como Lazio tra oggi e domani completeranno questa giornata numero 10 del massimo campionato. In Serie B invece le cose si completeranno oggi con su Tirol Frosinone, Pisa Catanzaro, Mantova Palermo e Città della Sampdoria, ma il martedì è stato bello pepato: 2-2 tra Modena e Cremonese, 1-1 tra Brescia e Spezia, 0-1 tra Reggiana e Cosenza, 0-0 tra Bari e Carrarese e poi l'1-1 della Salernitana contro il Cesena, ma soprattutto, ne parleremo dopo, il 2-2 della Juve Stabia che ferma al Menti il Sassuolo dopo la capolista Pisa. Anche i neroverdi pagano dazio e concludono anche in inferiorità numerica la gara tra le mura di Castellammare di Stabia. Ne parleremo nel prossimo blocco perché come sempre a quest'ora partiamo dalla Salernitana e allora ritroviamo il nostro Lino Grimaldi Avino da Salerno. Ciao Lino, grazie mille.
Buongiorno ragazzi, un saluto agli ascoltatori. Beh, Lino, partita pazza se ce n'è stata una, quella tra Salernitana e Cesena. Esatto. Una Salernitana come si è vista poco in questo inizio di campionato, nella prima parte del match, perché insomma sembrava che potesse raddoppiare, triplicare, insomma ha avuto le occasioni, ha colpito una traversa, ha fatto anche un po' di geometria con degli schemi addirittura da fare da grande, insomma era una bella Salernitana, anche al netto del fatto che Tondia così al pari di Amatucci erano stati presi letteralmente di mira dai giocatori del Cesena. C'è poco da sorvolarci su questo, perché era davvero molto palese, bersagli proprio cercati. Poi si è fatto un errore, un errore in tutta la partita, bisogna dirlo, è stato pagato caro con una l'espulsione di Fiorillo e poi il susseguente gol di Tassan, che devo dire ha fatto veramente un eurogol. Sarebbe stato complicato prenderlo per i vari Ochoa, Costilla, Sepe, tutti gli ottimi portieri che sono passati per Salerno negli ultimi anni. Quindi anche Corriere, non altissimo, però ha fatto anche una buona partita, bisogna dirlo, non ci sarebbe mai arrivato. Noi oggi però dobbiamo analizzare anche quelli che sono i risultati, perché è una Salernitana che nelle ultime partite, nelle ultime tre, chiaramente ha fatto un solo punto, questo qui in casa contro il Cesena. Bisogna iniziare ad uscire da questa situazione, perché inizia a diventare scomodo non fare punti, poi c'è l'umore che inevitabilmente andrebbe a cambiare, come ci si tira fuori e non si entra in un vortice che può diventare pericoloso. Allora, in sala stampa è arrivato un verde davvero molto molto carico, non soltanto per il gol chiaramente, ma proprio per la prestazione della squadra. Ci ha dato la sensazione che loro sono, come dire, felici del fatto che stanno facendo un buon campionato. È vero che la Salernitana è lì, 12 punti, ed è a braccetto con squadre che stanno anche al di sotto della linea di galleggiamento, però quella parte centrale che va dal decimo fino al quindicesimo, sedicesimo posto, aiutatemi, è una parte che è divisa da forse uno o due punti al massimo. La Salernitana, mentre stava vincendo, era proprio al ridosso della zona playoff, pareggiando è arrivata lì. Di dire, è una classifica in questo momento talmente corta che davvero con uno o due vittorie puoi arrivare ai primi posti, la stessa cosa invertendo la rotta. Però quello che è la sensazione che si è avuta diversamente rispetto alla gara di Cremona è che è una squadra che c'è, i punti servono assolutamente, e l'impressione è che arriveranno. La partita con il Cosenza non è tra le più semplici che potevano esserci, ma come non ce ne sono poche. Certo. Fa sa che serve però quell'attaccante che inizia a mettere dentro, perché così come a Cremona anche ieri sera Simi ha sbagliato un gol clamoroso, allora ci iniziamo a chiedere, forse se non sono i piedi, se non è la testa, quanto può essere utile un attaccante che ti fa sì sportellate, ma spesso non c'è quel valore aggiunto e non li riesce a segnare. Brodarsic veramente è così al di sotto delle prestazioni del nigeriano? Non lo so. Ti chiedo, Lino, no, zoomando proprio sulla trasferta del Marulla, arrivando anche quasi alle nostre considerazioni finali, il Marulla è un terreno di gioco ostico se ce n'è uno in Serie B? È molto difficile fare punti in casa del Cosenza, soprattutto quando poi iniziano a girare le cose in maniera diversa per i padroni di casa. Quale sarà la principale trappola da evitare, considerando anche un po' quello che ci raccontavi a cavallo di Cremona e Cesena? Il Cosenza, oltre una classifica non bella, ho visto un po' le immagini della vittoria di ieri a Reggio, insomma ha fatto una signora partita, ha iniziato subito attaccando l'avversario, anche la Salernitana avrebbe potuto vincere a Reggio, non è mai riuscito a metterla dentro, se ricordate, anche per la imprecisione, ed è questo il pericolo maggiore della Salernitana, non riuscire a metterla dentro, anche
a rispetto di quello che può essere l'avversario, perché Milano dalla porta, io dovremmo vedere un po' che andrà in porta, ma fino al centrocampo è una signora squadra, fino alle ali del centro dell'undici base. E quello è il problema, neanche tanto l'avversario, anche se l'avversario poi a un certo punto non è che giochi sempre contro il Pisa, contro lo Spezia o contro il Sassuolo, per capirci, anche contro la Cremonese, che non era poi tutta questa squadra, e ha vinto. Il problema è riuscire a metterla dentro, perché tiri e ci provi e poi non riesci a segnare, a un certo punto gli avversari ti infilano, e quello credo che sia il pericolo maggiore che si potrebbe trovare, si troverà a Cosenza, così come l'ambiente. Cosenza e Salernitana non vanno per niente d'accordo, i loro tifosi, quindi speriamo sicuramente prima di tutto una giornata di sport, ma che rimanga tutto all'interno del San Vito Marulla e che non si esca fuori dai canoni del bello dello sport. Grazie mille Lino per essere stato ai nostri, buon lavoro. Buon lavoro a voi, un saluto agli ascoltatori di Radio Punto Uomo. Grande abbraccio, nostro Lino Grimaldi Avino da Salerno. Ci prendiamo poco meno di 40 secondi, poi diamo il buongiorno al nostro Pietro Concilis, continuiamo sulla Serie B con la Juve Stabia e poi apriremo la pagina dedicata al turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Tra poco. E che pareggio per la Juve Stabia ieri, Pietro Concilis, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi ragazzi, rieccoci qui, gran pareggio e anche gran bella partita giocata a viso aperto, verrebbe da dire, se non è Premier League, Championship, sì. Italiana a questo punto. Assolutamente, forse un po' ardito, però cogliamo la provocazione e tra un po' ne parleremo anche con il nostro prossimo ospite. Vi ricordo come sempre che tutte le notizie dell'ultima ora in casa Napoli le andiamo comunque a dare di qui alle ore 14, ma poi le riprendiamo nel corso della nostra seconda ora. Ci sta arrivando anche già qualche messaggino al 380 127 2000, leggeremo le vostre considerazioni, se vi va mandateci anche un bel vocale dopo la vittoria di ieri contro il Milan. Però adesso restiamo sulla Serie B, perché dicevamo è un 2-2 molto stuzzicante quello che la Juve Stabia è riuscita a strappare contro il Sassuolo, però anche sfortunata, c'è da dire, la formazione nero-verde, perché sì, l'espulsione di Volpato, ma anche gli infortuni, soprattutto quello di Doig nel corso della partita, però è arrivata subito una reazione importante anche nel timing dei gol, perché va in vantaggio il Sassuolo con la prima rete di Pierini, un paio di minuti dopo pareggia praticamente Maestro, e poi ancora la doppietta di Pierini che arriva al 59esimo, al 60esimo subito risponde la Juve Stabia con Adorante. Insomma, Pietro De Concisa, a te gli onori di casa per parlare di questo carattere della Juve Stabia che ci sta colpendo molto. E credo che veramente possiamo parlare di tutto e di più dopo una partita del genere contro il Sassuolo con Gioacchino Di Maio da Castellammare di Stabia. Ciao Gioacchino, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ecco Gioacchino, grazie a te innanzitutto per averlo accettato, ma soprattutto che partita è stata quella tra Juve Stabia e Sassuolo, che prima definivamo, scherzando ma non troppo, una partita di Championship inglese per ritmo e intensità, ma anche e soprattutto per capacità di reazione, di ribaltare il fronte da parte della Juve Stabia contro un Sassuolo che ha giocatori fuori categoria, però anche le Vespe stanno dimostrando che anche quando magari sei inferiore dal punto di vista tecnico, mettendoci quel qualcosa in più puoi comunque arrivare al risultato. Sì, il paragone può starci tutto, perché oggettivamente ieri sera abbiamo assistito ad un match pirotecnico, come si suol dire, tante occasioni, ritmi altissimi sin dalle prime battute e soprattutto capacità di reazione immediata da parte della Juve Stabia, perché soprattutto nel primo tempo, nel frangente in cui Demba Tiam ha commesso l'errore che ha consentito poi a Pierini di depositare la palla in rete, la Juve Stabia sembrava padrone della gara, stava costruendo buone opportunità e ha subito poi quella doccia gelata. È stata bravissima a reagire, perché in 3-4 minuti ha racciuffato il pari con Maestro, è andata vicino anche al raddoppio, una bella rovesciata di Adorante. Nella ripresa, allo stesso modo, al 14esimo è arrivato quasi dal nulla, lo si può dire, il gol di Pierini con un lancio dalle retrovie, il tempo di posizionare la palla a centrocampo ed ecco che immediato è arrivato poi il pareggio di Adorante, tra l'altro
per certi versi un gol che somiglia proprio a quello del Sassuolo, perché in questo caso è Ruggero che inventa un lancio dalla propria metà campo e Adorante ha segnato un gol davvero bellissimo. Poi nel finale c'è stata anche l'opportunità con Artistico e c'è stato il salvataggio sulla linea di Petragnolo. Il Sassuolo ha cercato di chiudere in attacco, aveva inserito tra l'altro all'inizio del secondo tempo anche Laurenti e ha creato qualcosina di interessante, un gol annullato per il fallo in attacco, quindi davvero una bella partita. Bella partita che dimostra, dicevamo prima, il carattere di questa squadra, perché altrimenti per poco non si è fermato il Palermo. A vedere la prestazione, non solo il risultato, insomma, anche lì fu molto importante, fu quasi poi un peccato non portare punti a quella partita, però punteggio pieno contro il Pisa, mezzo punteggio ma comunque importantissimo contro una delle squadre più attrezzate di tutta la categoria, ritrovare, no, la propria casa fa tutta la differenza del mondo. Sì, sicuramente. Poi tra l'altro ieri in conferenza stampa si scherzava con mister Paiuca, si è detto che si sta specializzando nel fermare i campioni del mondo, perché appunto era stato battuto Vincenzi ieri 2-2 con il Sassuolo. La Juve ha dimostrato in queste gare citate di esserci, perché oggettivamente fin qui si sono affrontate sempre autentiche corazzate che sono venute comunque a giocarsela. Col Palermo prima dell'indecisione di Piscopo che poi portò al rigore del 3-1 la Juve Sabbia stava attaccando, con la Cremonese la sconfitta è nata da un gol rocambolesco, perché lo ricordiamo, la Juve Sabbia era stata costretta a effettuare 3 sostituzioni proprio sull'azione del corner che poi ha portato al gol di Vasquez con un'incertezza di Thiam. Quindi oggettivamente, come ha ammesso anche da mister Paiuca dopo la partita, queste sono partite che comunque stanno dando una propria dimensione alla Juve Sabbia, che stando ovviamente a questa prima parte di campionato può giocarsela con chiunque, può creare grattacapi a chiunque al 20 per poi chiaramente giocarsela ad armi pari con le altre formazioni. Ora va detto, tra l'altro c'è questo test importante a Carrara e dove bisognerà cambiare marcia rispetto a quando visto col Cosenza, dove invece con oltre 20 minuti in superiorità numerica il Sabbia non aveva praticamente costruito nulla. Ti lancio una piccola provocazione forse, ma questo Adorante quanto diventa difficile trattenerlo se continua in questo modo? Oggi lo vediamo a 5 gol, il vice capocannoniere del campionato dietro a Spendi con 5 gol e Spendi a 6, quindi stiamo parlando di uno che sta segnando anche contro tante aspettative in questa Serie B, quindi inevitabile che a gennaio qualche occhio in più su di lui possa cadere. Beh, dobbiamo anche mettere sul piatto della bilancia il fatto che oltretutto durante le prime 2 partite le ha saltate per un problema muscolare, quindi rispetto agli altri competitor della classifica cannoniere ha giocato anche meno. Tra l'altro in tutti i gol di pregevole le fattura, ovviamente ad eccezione comunque di pure calciato con la Cremonese, tutte belle reti, la doppietta a Genova, quella di ieri al volo davvero pregevole. È un calciatore tra l'altro molto molto giovane, quindi oggettivamente può far gola, ed è altrettanto vero che la Juve Sabbia, il padrone Langella non lo nasconde, ha bisogno di monetizzare, ha bisogno di plusvalenze per cercare di galleggiare in questa realtà che è la Serie B, che rispetto agli anni scorsi, complice il discorso delle compie dei diritti televisivi, ha fatto sì che le società potessero contare su ricavi minori anche di 1-2 milioni di euro, parlava il padrone Langella. Dovesse arrivare un'offerta importante sarebbe difficile rifiutarla, anche se oggettivamente Adorante è un elemento essenziale di questa squadra, e immaginare una seconda parte della stagione senza di lui risulta un po' complicato per lottare per la salvezza. E parlo di salvezza come obiettivo, certo, primario, quello reale, concreto di questa squadra.
Assolutamente, tra l'altro Gioacchino, visto che siamo in tema campus barra già mercato in vista di gennaio, anche se è molto molto presto, però neanche tanto, ecco, guardando invece chi finora ha deluso secondo te, anche se è molto complicato dopo un avvio di campionato del genere, c'è qualcuno che secondo te ha dimostrato di non essere ancora all'altezza di questa categoria in casa Juve Stabia? Beh, diciamo che oggettivamente, guardando comunque a quello che è stato il campionato dell'anno scorso, tutt'altra dimensione ovviamente, però ci sono alcuni dei protagonisti che sin qui non stanno trovando spazio e probabilmente potrebbero trovare una nuova collocazione a gennaio, ma parlo di Baldi come anche di Andreoli, anche sin qui è stato bloccato da un infortunio, però poi quando è subentrato, vedi anche il gol della Cremonese, praticamente ha deluso le aspettative. Ci sono anche dei discorsi, lo stesso Piscopo, gol col Mantova, ma poi tanti, troppi errori anche decisivi, anche con la Cremonese, la Giunta lo ha tolto perché oggettivamente, come anche in passato, aveva perso troppi palloni in fase di partenza. Ci sono oggettivamente dei calciatori quantomeno da rivedere in queste prossime settimane che ci separano dal mercato di gennaio, anche perché poi chiaramente per qualcuno che esce ci deve essere qualcuno che entra, e con il budget a disposizione poi non è semplicissimo smantellare quello che è un gruppo, ancor più che una squadra, perché poi in questi casi va anche compreso cosa perde la squadra sotto il piano umano, oltre che tecnico, e la forza di questa squadra e il gruppo. Anche ieri, dopo l'errore di Thiam, decisivo tra l'altro il terzo in tre partite, Buio che richiama i compagni per incoraggiarlo, lo porta sotto la curva a raccogliere comunque gli applausi della tifoseria, è sinonimo di come il gruppo sia coeso e ogni singolo da questo punto di vista è importante. Ieri tra l'altro si è rivisto in campo Leone da titolare dopo tre partite, si è visto un ragazzo che non aveva brillato all'inizio, ma ieri, a parte l'assist per Maestro, ha avuto tanta tanta voglia di combattere, ha rincorso ogni pallone. Ecco, Leone è tra virgolette un profilo da attenzionare perché andrà in scadenza a giugno e al momento non ha ancora rinnovato, quindi la società nelle scorse settimane si sta certo del rinnovo, però attenzione perché potrebbe essere una pechina che potrebbe uscire a fronte di una buona offerta. Si parla tra l'altro anche già del Benevento come possibile interessata. Certo. Grazie mille Gioacchino per essere stato dei nostri e buon lavoro. Grazie mille a voi. Grandissimo abbraccio a Gioacchino Di Maio, collega da Castellammare di Stabia. Ci prendiamo 30 secondi ed entriamo nella prossima giornata del Girone C di Serie C. Fino al 9 novembre da Mauris, speciale marchi. Meno 30% sui prodotti dei marchi selezionati. E se spendi almeno 30 euro, con un solo euro in più porti a casa un comodo tappeto dry super assorbente 40-60. Termoventilatore high-tech 7,69 euro. Stendino Mamezon Ready 18 metri 6,93 euro. Mauris, Casoria, Teverola, Orta di Atella, Capodrise, Benevento, Piano d'Ardine e su mauris.it. Punto Nuovo Sport. Che riparte quando sono le 13:44, prossimo turno del girone C di Serie C che regalerà tante belle partite, il numero 12 Picerno Giugliano, Trapani Avellino quest'oggi, poi domani Potenza Taranto, Casertana Team Altamura, Latina Monopoli, Juventus Next Generation Sorrento, Crotone Benevento, Foggia Audace Cerignola, Messina Cavese e Turris Catania. Completare questo turno numero 12 nella giornata di giovedì 31 ottobre. Tra un po' parleremo anche con i nostri prossimi ospiti di quello che sarà anche una giornata molto carica. Ecco, dal Ci siamo di Pietro De Concilis, capite come in realtà c'è anche tutto l'ambiente bianco-verde. Pietro, a te gli onori di casa.
Sì, non solo bianco-verde in realtà, perché in questi minuti in realtà l'ambiente è più giallo-blu, direi, dalle parti di Picerno, ma anche un po' rosso-blu di sicuro, perché tra Picerno e Giugliano c'è il primo match, vai c'è il primo match di questa 12ª giornata di campionato, che si circoscrive in questo turno infrasettimanale così importante, così intrecciato anche tra tanti scontri diretti, anche qualche testa coda. Ne parliamo però con chi tra l'altro è proprio lì, al Donato Curcio di Picerno, Federico Pellegrino da Picerno. Ciao Federico, grazie per essere con noi. Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati. Fede, ti chiedo subito le sensazioni, l'atmosfera che dobbiamo aspettarci rispetto a un pre-gara davvero imminente, quello di Picerno-Giugliano. Insomma, è una di quelle partite che è uno scontro playoff in questo momento, ma è anche vero che si affrontano due squadre che non vivono il loro miglior momento. Esattamente, perché il Giugliano viene da due sconfitte consecutive, il Picerno non vince da quattro partite, che ormai, per come siamo abituati, sembra essere un paradosso, però è chiaro che fa parte del processo di crescita di una squadra che chiaramente si è rinnovata, soprattutto dal punto di vista tecnico, e di certo non può avere lo stesso andamento del Benevento, del Cerignola o dell'Avellino stesso, quindi è chiaro che nel percorso si possano ammettere dei piccoli passi falsi, però bisogna rimettersi presto in carreggiata. Questo per quanto riguarda il Picerno. Per quanto riguarda invece il Giugliano, è anche lì un periodo dove i risultati sicuramente, secondo me, non hanno rispecchiato le prestazioni. C'è stato anche qualche infortunio e sicuramente ha condizionato le scelte e il lavoro di Valerio Bertotto. Chiaramente sarà un turno importantissimo anche per tutte le altre campane. Non brucio domande al pomeriggio da supereroe, mi sposto già alla giornata di domani, perché tra Casertana, Sorrento, Cavese e Turris, insomma, ci mettiamo anche il Benevento in trasferta a Crotone, sono tutte partite molto importanti e ciascuna con il proprio peso. Eh sì, assolutamente sì, c'è il Benevento che sta andando davvero forte. Però ecco, in trasferta ci si è sempre chiesti se questa squadra potesse avere lo stesso tipo di cammino rispetto ai numeri registrati al Vigorito. Tra l'altro incontra un Crotone che da qualche settimana a questa parte sta risalendo la china, quindi sicuramente sarà una trasferta molto insidiosa per il Benevento, quella di Crotone. E poi facevo anche un'altra riflessione tra me e me, e chiaramente adesso la faccio con voi: due squadre, Crotone e Benevento, che sono due nobilissime decadute del campionato di Serie C, che hanno conosciuto anche la Serie A, quindi questo sicuramente ci fa capire come questo girone, come nomi e come blasoni, sia assolutamente importantissimo. E poi chiaramente vado veloce, c'è curiosità per l'Avellino, ormai c'è sempre, ma soprattutto in una gara contro un Trapani che deve dare risposte importanti contro una grande, la Casertana, contro l'Altamura. Trova un'Altamura che si sta un attimino riprendendo con la vittoria contro la Juve Next Gen, che ha fatto tirare a Di Donato un bel sospiro di sollievo e un bel passo in avanti. C'è Sorrento che ha ottenuto questa vittoria, l'ho vista domenica a Potenza contro il Foggia, quindi Sorrento che affronterà questa lunghissima trasferta, e anche qui Barilari cerca delle conferme. Poi è chiaro che anche la Cavese di Maiuri a Messina c'ha una sfida che ha già il sapore di salvezza, di quegli spareggi di salvezza che alla 12ª giornata sembrano prematuri, ma che in realtà ci possono dare risposte importanti. E poi Turris Catania è la solita sfida tra Davide contro Golia. Facevi un riferimento alla Juve Next Gen, ti chiedo un po' la tua, un po' diciamo il giudizio sulla presenza di questo tipo di squadra, che parlavi anche di blasone, in teoria si parte da lì, si parte dal nome importante che si porta dietro questo tipo di società, più che altro, però alla fine si arriva al concreto con questi 6 punti, con una squadra che sta facendo quasi da cuscinetto in questo girone C, Serie C.
È vero, i numeri dicono questo, dicono che chiaramente con soli 6 punti la Juve Next Gen sta soffrendo l'impatto con la categoria, soprattutto perché rispetto all'anno scorso non ci sono più i Savona, i Bangula, gli Aizen, quindi è chiaro che qualcosa anche a livello tecnico questa squadra ha perso, però sappiamo benissimo che poi la Juve ha forza e capacità anche a gennaio per poter fare una campagna di rafforzamento che chiaramente può ridare qualità e può ridare sicuramente qualche giocatore di spessore ad una squadra che comunque magari ha anche giocato bene diverse partite, ma che non ha raccolto quello che ci si aspettava alla vigilia in un rinnovamento anche qui tecnico con tanti giovani. Si può ammettere una classifica così, però è chiaro che se è un'abitudine significa che evidentemente il progetto va un attimino rivisto dalle fondamenta. Ecco Fede, visto che è giornata di partita, o meglio è praticamente ora di partita per quanto riguarda Picerno e Giuliano, innanzitutto ti chiedo di ricordare anche ai nostri amici il perché dell'anticipo alle ore 15 sia di Picerno Giuliano sia di Potenza Taranto nella giornata di domani, perché c'è un motivo. E anche di Sorrento Casertana, certo. Lunedì che si gioca alle 15, aggiungerei. Esattamente, sempre al Viviani di Potenza, che è la seconda casa del Sorrento da un paio d'anni a questa parte. Oltre a questo ti chiedo anche che approccio, anche sotto il profilo tattico, ti aspetti da queste due squadre che tendono a giocare un bel calcio in partenza, però non so se anche secondo te i risultati possono o meno condizionare l'approccio delle due squadre. Delle due squadre parli del Picerno e del Giuliano, giusto? Sì, in questo caso sì. Ok. Allora, per quanto riguarda i cambi di orario, perché insomma nella nostra regione stiamo, soprattutto nella nostra provincia, stiamo fronteggiando una crisi idrica dove la sospensione dell'acqua va dalle 18:30 alle 6 del mattino, e quindi chiaramente per cercare di fronteggiare questa emergenza si è deciso di far giocare le squadre delle Lucane, e tra queste ci metto anche il Sorrento alle 15, quindi questo è il motivo dello spostamento d'orario. Speriamo che questa crisi idrica, anche con l'avvento delle piogge, possa ridimensionarsi ben presto. Per quanto riguarda la partita tra Picerno e Giuliano, mi aspetto un Picerno che tiri fuori tutta la qualità che nelle ultime 4 partite si è un po' offuscata, oppure mi aspetto chiaramente che Picerno possa far rispettare un po' a tutti la legge così della del Cuccio, e non è un paragone stupido perché questa squadra non perde dallo scorso anno in casa contro il Latina, quindi sono veramente numeri importanti per quanto riguarda il Picerno versione casalinga. Per il Giuliano mi aspetto una prova importante dal punto di vista del gioco, della soprattutto della tenuta, proprio perché nelle ultime gare ho visto che Giuliano ha spesso sofferto anche dal punto di vista della serenità, qualche infortunio, manca per esempio un giocatore importante per questa squadra come Romano, e quindi credo che questa partita potrà dare delle risposte importanti anche sullo stato di salute di questa squadra, per capire se si tratta di un momento negativo oppure se c'è da fare qualche riflessione un po' più precisa circa il momento di Bertotto e del Giuliano. Prima di arrivare alle considerazioni finali, Federico, una anche sugli altri gironi. Per una volta usciamola dalla nostra regione. Quanto stiamo raccontando tra girone A, girone B e girone C ha un filo conduttore rispetto alla scorsa stagione, dove già di questi periodi veniva fuori una corazzata. Beh, io insomma mi limito a quello che è il racconto del girone che seguo onestamente, perché poi alla fine ci sono tante squadre forti che investono tanto, però se dobbiamo fare il paragone con la scorsa stagione, c'è da dire che non ci sarà, non vedo una seconda Juve Stadio, però vedo squadre come il Benevento e come l'Avellino che chiaramente arriva dalle retrovie, che lotteranno per il vertice rispettando anche un po' quelli che sono i programmi. Onestamente sarà difficile vedere anche nei prossimi anni una squadra che come la Juve Stabia parte per salvarsi e poi mette in scena una vera e propria tirannia in un campionato che l'anno scorso la squadra
Campana ha vinto, anzi permettetemelo, ha stravinto, soprattutto per la qualità del gioco espresso, e comunque sta facendo vedere buone cose anche in, in Serie B, quindi significa che poi alla fine quando si programma bene i frutti si vedono anche a lungo termine. Federico, grazie mille per essere stato con noi, buona partita e buon tutto e soprattutto buon calcio in questo turno infrasettimanale. Grazie. Un abbraccio forte a voi e a presto sentirci. Grazie, grazie davvero Federico Pellegrino, speaker anche della Z Picerno, oltre che collega che segue da vicinissimo le due realtà lucane del girone C, Potenza Picerno, e anche il Sorrento che gioca da quelle parti le gare casalinghe al Viviani di Potenza. Ci ha dato anche un'indicazione importante rispetto al perché degli anticipi alle ore 15 di queste due gare tra oggi e domani, e soprattutto anche quella di lunedì tra Sorrento e Casertana, altro derby campano anche se in terra lucana, che ovviamente seguiremo da vicino, ma anche questo è un po' il collaterale, ecco, l'effetto collaterale, il contorno per meglio dire, di una Serie C che a volte regala anche delle curiosità non sempre positive. Intanto noi a breve partiremo con lo speciale Napoli e vi invito anche a recuperare il video omaggio della SSC Napoli al compleanno di Diego Armando Maradona, un reel, un video davvero molto molto, molto bello, molto molto bello. Però questo per dirci cosa, Pietro Concili, visto che abbiamo fatto un po' una panoramica completa del girone C di Serie C, direi che magari possiamo andare anche con le anticipazioni al pomeriggio da Supereroi, anche perché oggi in formato doppio. Sì, formato doppio, ti regalo giusto due chicche riguardo le altre campane, in particolare sì. Benevento e Turris, davvero al volo, perché è stato ufficializzato nella giornata di ieri, poco dopo la nostra chiusura, il rinnovo di Nunziante, portiere classe 2007, campione del mondo con l'Under 17 italiana, che è titolare, lanciato da Gaetano Teri in questa stagione, ha prolungato fino al 2027, quindi dimostrazione che la società di Vigorito crede come in questo ragazzo. Del resto, se prima la squadra giallorossa è anche per merito del suo portierino, che diventerà presto un portierone, in bocca al lupo a lui. E poi problemi ancora dal punto di vista societario a Torre del Greco, perché Ettore Capriola è vero che ha parlato a Vesuvio Live, ha detto di stare tranquilli, ha detto che le voci continuano a condizionare, rischiano di condizionare l'ambiente e i risultati, però è anche vero che c'è una trattativa in atto, seppur agli albori, per la cessione di parte delle quote, quindi per cercare di rimpolpare l'assetto societario, che ha manifestato già qualche falla in tal senso. È arrivata anche la conferma dell'advisor finanziario Sergio Jevolella, che si sta occupando di insomma tutto quello che concerne chiaramente una trattativa che in questo momento vede il silenzio delle parti per motivi di riservatezza. Anticipazione al pomeriggio da Supereroi in formato doppio, anticipazioni che ci portano dritti dritti a un doppio appuntamento speciale, perché oggi è il giorno di Trapani Avellino dalle 14 alle 15, pomeriggio da Supereroi Daily, che poi tornerà in diretta dalle 20 e 15 di questa sera per l'ampio pregara di Trapani Avellino, e poi la radiocronaca integrale in diretta dal provinciale di Trapani con il nostro Dino Manganiello, che ritroveremo già da ora, ovviamente dalla Trinacria, da Trapani, perché è lì già dalla giornata di ieri. E allora con Dino Manganiello tutte le ultimissime sull'atmosfera, sull'ambiente, sulle sensazioni, sulle emozioni che ci avvicinano a questo Trapani Avellino, chiaramente con tutte le ultimissime sulle scelte di formazione e anche il resoconto e le voci di chi è stato protagonista della riunione di ieri in comune per quanto riguarda il nuovo stadio Partenio Lombardi. E allora, buon lavoro a Pietro Concili e a tutta la squadra il pomeriggio da Supereroi. A voi ragazzi, buon proseguimento, ciao ciao. Per quanto ci riguarda invece partiamo con lo speciale Napoli e partiremo con notizia non dell'ultima ora ma dell'ultimo minuto, battuta da Sky Sport a Gianluca Di Marzio, con aggiornamenti importantissimi sul futuro di Kvaratskhelia e sul rinnovo in casa Napoli. Ci risentiamo allo scoccare dell'ora azzurra su Radio Punto Nuovo, come sempre però prima l'informazione dedicata con Serie News. Riparte quando sono le 14:03, con voi sempre Alessandro Montano e Giovanni Annunziata in questa ora dedicata agli azzurri nel day after la bellissima vittoria contro il Milan. Ci scrive al 380 127 2000 anche Edoardo da Trieste. Ricordiamoci che nell'anno dello scudetto il Napoli con il Milan in Champions era senza attaccanti e perdemmo. Ieri è toccato a loro. Una strana forma di karma, mettiamola così, che ha colpito anche i rossoneri, ha colpito Kvicha Kvaratskhelia, che è stato anche un po' il nostro cliffhanger, il nostro gancio tra prima e seconda ora, perché alle 13:57 ha battuto in un'ultima ora il collega ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio riguardo il rinnovo di Kvara. Spiega il noto giornalista che negli incontri che di fatti si sono
susseguiti nella mattinata di oggi tra l'agente del calciatore e il direttore sportivo del Napoli Manna, è arrivata una apertura importante, perché le ultime ore l'entourage di Kvara ha incontrato la dirigenza del Napoli, sono chiaramente previsti nuovi incontri, quindi non è che si è arrivato ad un punto definitivo, però sono arrivati, come dicevo, dei segnali incoraggianti per avvicinare le parti e trovare quindi una sintesi. Il giocatore chiede un rinnovo, ricordiamolo, a 8 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli sarebbe pronto quantomeno a triplicargli l'ingaggio attuale. È una partita che si gioca su un paio di milioni, l'abbiamo sempre detto. Andiamo però al telefono da una grande firma e da un grande amico di Radio Punto Nuovo, Enzo Bucchioni. Grazie mille per essere dei nostri, Enzo. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon pomeriggio. Enzo, parto dalla prova di forza che è arrivata ieri, perché è anche il titolo che forse ci portiamo. Il Napoli visto a San Siro è un Napoli da scudetto? Io lo dico da agosto che è il Napoli da scudetto, perché il valore della squadra c'è, anzi il valore dell'allenatore c'è, tutto nasce da lì. Il valore della squadra c'è, è stata fatta la squadra adeguata, non ci sono le coppe, puoi lavorare con tranquillità durante tutta la settimana. Mi sembra molto chiaro da tempo il disegno, il nuovo corso, chiamiamolo così, progettato da Aurelio De Laurentiis e messo poi in pratica con i fatti, stia portando in quella direzione lì. Poi se lo vincerà, se non lo vincerà, quello è un altro discorso, e lì l'analisi andrà fatta con calma, con serenità durante il campionato, a vedere quanto questa squadra dovrà ancora crescere, perché deve crescere. Però i presupposti ci sono tutti. Ieri sera cosa hai visto? Una squadra che nei momenti in cui deve soffrire sa soffrire, che ha una solidità straordinaria nella fase difensiva, che ha personalità, che riesce anche a sfruttare quelle poche occasioni da gol che costruisce, e queste sono tutte qualità che appartengono alle grandi squadre. E non esci da questo discorso. Poi le ho sentite di tutte, hanno trovato mille giustificazioni o scuse per dire sì, è vero, il Napoli è in contatto su tutte le piccole, ora voglio vedere quando ci saranno le grandi. No, questo era un grande tema tirato fuori da tanti, invece secondo me la realtà era esattamente l'opposto. Batti le piccole che in certi momenti è più difficile batterli, come la partita di Empoli era anche stata complicatissima, e magari contro le grandi trovi motivazioni e trovi quel qualcosa in più, tant'è che mi pare proprio con voi io ho detto, ora in queste partite mi aspetto Varstelia e Lukaku, sono loro che devono fare la differenza, i campioni in queste gare vengono fuori, infatti ieri sera sono venuti fuori. Quindi stiamo disegnando un quadro che ti porta a dire il Napoli c'è, Conte ha già fatto un grande lavoro, perché ha messo delle basi solide sulle quali continuare a costruire per arrivare dove? Per restare lì competitivi fino alla fine, su questo non ho alcun dubbio, e poi il resto lo vedremo. Enzo, ma come la prendi tu questa storia del Napoli che non gioca bene, il Napoli che è fortunato, il Napoli che si trova più 7, per quale motivo? Per la fortuna? Dobbiamo dire che il Napoli ha più 7 sull'Inter per una buona dose di fortuna? No, ma guarda, ma chi se ne frega, scusa, voglio essere brutale, ma lasciali parlare, ma tutta questa gente è tutta gente che parla senza conoscere il calcio. Cioè ora hai il Napoli dopo 10 partite di campionato, dalla stagione che hai passato, che non te lo devi dimenticare, devo chiedere anche il calcio brillante. Ma andatevi a far benedire, cioè questi si devono andare a far benedire dal dio del pallone, questi dico queste cose. Vuol dire che non hanno capito nulla. Cioè ora, oggi devo chiedere al Napoli di essere brillante. Cosa vuol dire essere brillante? Andare in campo come le cicale, poi prendere 3 gol in contropiede. Cioè le squadre vanno costruite con dei criteri abbastanza chiari. Conte è un grandissimo architetto e sta costruendo il Napoli, la squadra, con i criteri giusti, e prima metti le fondamenta, e prima la personalità, poi farei capire cosa vuoi per crescere, aumenterà l'intensità e vedrai l'aggressività, e aumentando la velocità la palla corre più veloce e quindi diventerà più facile anche creare occasioni da gol. E questo, cioè, tutto è subito. Ora vorresti vincere, dare spettacolo e magari giocare come giocava il Napoli di Spalletti. Cioè quelli che pensano a queste cose, secondo me, devono andare in un'altra sala cinematografica, perché hanno visto un film sbagliato, capito? Cioè il Conte sta facendo esattamente
quello che devi fare per costruire una grande squadra. Anzi, ti dirò di più, certe tappe sono state bruciate perché vedo la costruzione che ha funzionato in maniera più rapida, sicuramente complice il fatto purtroppo di non avere le coppe, però ti agevola in questo. Ma l'inserimento dei nuovi, pensate a McTominay, pensate anche a Gilmour, che sembra un giocatore un po' timido e lo è nell'inserimento, però avete visto in un paio di partite è già cresciuto, mi aspetto molto di più, però sono tante situazioni, penso a Oliveira, giocatori che erano dei gregari, no? L'efficacia di Oliveira l'avete vista, perché Conte fa crescere anche i giocatori, quindi ci sono i segnali di costruzione di una grande squadra. E poi che sono di spettacolo, anche qui mi diverto, no? Perché quelli che non sanno cosa dire nel calcio non leggono le partite, non capiscono i meccanismi, diciamo non mi sono divertito, la squadra non è spettacolare. Cosa bisogna dire? È spettacolare vincere, secondo me sì, è spettacolare vedere dei gol come quelli che hanno segnato ieri sera Lukaku e Varela, secondo me, ma poi lo spettacolo è fatto di tante cose, no? Quello spettacolo, allora guarda, aveva ragione persino Allegri quando diceva per andare allo spettacolo andate al circo, no? Il calcio va analizzato e ti dico, fosse il tifoso del Napoli io sarei ma molto contento, perché dopo quello maledetto inizio di Verona andate a vedere anche i numeri di questa squadra. Volete di più? Certamente che dovete voler di più, ma il primo a voler di più è Conte, e questo è assodato, però tanto portiamo a casa tanta roba. Enzo, ci salutiamo con l'ultimissima, a metà un po' tra il serio e il faceto, tra la domanda e la provocazione. Quanti punti farà questo Napoli contro Atalanta-Inter? Queste sono domande alle quali non so rispondere. Io posso rispondere in un altro modo, perché in queste partite io sono convinto che si vedrà un'altra crescita del Napoli e che ti presenti competitivo guardando in faccia l'avversario e dicendo questa partita me la posso anche vincere, come hai approcciato ieri sera a San Siro contro il Milan. Era scontato che avresti battuto il Milan 2-0, cioè, alla fine possiamo dire anche con relativa sottolineo facilità, anche complici l'assenza, e mi approccio alle prossime partite, l'Atalanta è la prossima uguale, il Napoli ha la forza per battere l'Atalanta, sì, poi le partite vanno giocate, vanno sviluppate, ma questa è già una grossa convinzione, un punto di partenza. Non era mica scontato che in 10 domeniche Conte riportasse il Napoli a questo livello, con questa mentalità. Veniamo da una stagione disastrosa dove il Napoli la mentalità l'ha completamente persa. La mentalità da grande ce l'hai già, quindi io mi vado a giocare queste due partite, può fare anche 6 punti il Napoli contro questo. Cosa manca al Napoli per fare risultato contro queste squadre? Io ti dico niente. Di una crescita globale manca ancora, però per quello che ho visto oggi, come è venuta fuori una partita di un certo tipo ieri sera, può venire fuori anche con l'Inter, che poi magari hanno le ripercussioni, le coppe, cose che il Napoli non ha. Quindi tutto questo vantaggio lo devi sfruttare, e la considerazione finale, tiro la famosa riga e ti dico, il Napoli c'è, e come se c'è. Enzo, grazie mille davvero per essere stato dei nostri, un grande abbraccio. Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto. Tutto ciao, nostro, ciao, tutto ragazzi. Nostro davvero, un grande abbraccio ad Enzo Bucchioni. Dicevamo, Atalanta e Inter saranno le prossime partite di questo tris terribile, in realtà è un poker, perché poi al rientro alla sosta arriverà la Roma che però è al centro di un momento, vogliamo utilizzare la parola complicato, ma voler essere proprio generosi, disponibili, perché la lunga conferenza stampa di Juric pre-Torino oggi a Trigoria ha fatto luce proprio su quello che sta succedendo in casa Roma, ha parlato dell'esonero, che non ci pensa, quello che succede che c'è stato un lungo confronto con la squadra sulle parole di Pellegrini, dice Juric, penso che ci siamo detti la verità, magari all'inizio in maniera violenta e anche litigando, ma poi siamo arrivati a una maniera molto ragionevole. Io sono l'allenatore, devo allenare e preparare la squadra e la partita, il medico deve prendersi cura dei giocatori, i giocatori devono giocare, ognuno ha un lavoro preciso e occuparsi di quello che fa. La definizione dei ruoli è importante, poi se qualcuno non è d'accordo può tranquillamente andare via e prendere un'altra strada. Queste le parole di Juric, chiaramente in conferenza stampa resta comunque in bilico e ci sono pesanti ombre che non possa essere più l'allenatore della Roma in tempo per la gara contro il Napoli. Però andiamo a
al telefono, andiamo da un grande amico di Radio Punto 9, ancora una volta una grande firma nella nostra scaletta, Ciccio Marolda, grazie mille per essere i nostri. No, grazie a voi, buongiorno a tutti. Ciccio, come giudichi questo Napoli che dà una prima spallata al campionato? Prima giocavamo un po' con i simboli, la spallata di Lukaku a Pavlovic, un po' come quella di Conte a Inzaghi e a Thiago Motta. No, il Napoli sta migliorando col passare delle giornate di campionato. Penso che dopo il passaggio dalla difesa a 3 alla difesa a 4, che è stata la prima svolta di questo Napoli, ieri ci sia stata una seconda svolta, cioè dopo alcuni tentativi Conte si è reso conto, ha capito, ha sperimentato e quindi ha portato poi sul campo che McTominay deve giocare a centrocampo, dove dà forza al centrocampo e dove con i suoi inserimenti dà forza anche all'attacco, ma deve stare lontano da Lukaku, perché se sta più lontano da Lukaku lascia spazio a Kvaratskhelia e non va a pestare i piedi neanche al centravanti. Quindi ecco, ieri penso che il Napoli abbia scoperto il modulo, le posizioni, e la squadra tipo l'aveva già scoperta da te. Ciccio, vengo al prossimo impegno, quello contro l'Atalanta, poi ci saranno altri impegni difficilissimi in questo Tour de Force che vede il Napoli protagonista nel prossimo mese. Ti chiedo, partendo proprio dall'Atalanta, tu che tipo di Napoli poi ti aspetti di vedere? No, il Napoli ormai ha una sua fisionomia e deve essere questa. Io ieri ho visto una squadra che si difendeva in non più di 15 metri, forse 20 al massimo, con una grandissima compattezza, chiudendo tutti gli spazi, che ripartiva quando doveva ripartire, però dall'inizio della partita l'ha affrontato con la voglia di chi dice io questa partita la voglio dominare, perché nel primo tempo il Napoli ha dominato la partita, quindi ho visto un Napoli già più maturo che nelle partite precedenti, dove aveva sofferto, ma aveva sofferto per le posizioni non congrue di alcuni uomini in campo. Adesso invece vedo un Napoli molto convinto delle possibilità che ha, nessuno lo dice, ma questo è un Napoli che ha tutte le carte in regola per lo scudetto, diciamocelo francamente. Anzi, prima provocavamo anche nelle considerazioni, forse se guardiamo la rosa è anche più attrezzato di quello di Spalletti. Spalletti comunque veniva già da campionati in cui aveva gestito la squadra, l'aveva fatta crescere. Conte è arrivato a 4 mesi, diciamo che le cose che non sono piaciute di Conte fino adesso sono dovute probabilmente a delle sperimentazioni che lui ha fatto, però sperimentando è riuscito comunque a essere primo, e questo non è cosa di poco conto. E poi adesso credo che stia arrivando invece alla definizione dei ruoli della squadra, del modulo, che ovviamente poi in partita si può anche cambiare, però quello base mi sembra che il Napoli abbia trovato, e che sia il 4-3-3, guarda caso, che da anni è il modulo che più aderisce alle capacità, alle caratteristiche del Napoli. Venendo un po' ai singoli, ieri hanno risposto presente Lukaku, Kvaratskhelia, i due da cui ci si aspettava qualcosa in più. Due giocatori che significano che cosa oggi per il Napoli di Conte, perché noi stiamo vedendo una squadra che è diversa per quelle che sono le caratteristiche di Kvaratskhelia, che giustamente poverino si ritrova ad aspettare tanto tempo, ha poche palle a disposizione per incidere, perché è un Napoli che non è che va lì a martellare per 90 minuti e quindi lui ha tutto il tempo per fare, rifare, riprovare ancora le giocate. È uno che deve cercare di risolverla appena gli arriva palla, ed è difficile, è complicato, per questo qualcuno forse lo ha criticato in queste settimane, però poi succede che la decide a San Siro finalmente contro il Milan, e Lukaku stessa cosa, Lukaku deve battagliare tanto, però nel momento in cui veniva maggiormente criticato dà la spallata vincente sia a Pavlovic fisicamente che alla partita, e la inizia a decidere anche lui. Guarda, io parto sempre da un concetto che calcio è una cosa semplice, però noi facciamo di tutto per complicarlo, noi e chi, gli attori principali, che sono soprattutto gli allenatori, fanno di tutto davvero per complicarlo.
per complicare il calcio. Non so, forse perché poi alla fine le cose più complicate hanno più soddisfazione quando riesce a risolvere, ma questo non è un problema che ci riguarda. No, ieri è successa una cosa molto semplice. Lukaku finalmente non ha giocato lontano 30 metri dalla porta, spalle alla porta con due avversari addosso, ma ha avuto una palla in semiprofondità dove lui ha potuto esprimere la sua esplosività. Infatti ha tenuto lontano il Pavlovic, ha tirato anticipando il portiere con il sinistro, penso che abbia segnato Lukaku, se ricordo bene. Sì, Lorenzo Mancino. E quindi è stato il Lukaku che, diciamo, che uno si aspetta, no? Cioè il Lukaku che in pochi metri ruba l'avversario, fisicamente lo tiene lontano e che segna perché è forte. Ma quante volte Lukaku ha avuto palloni di questo genere? Io non li ricordo, ti dico la verità, me ne ricordo molti. Lukaku era diventato un muretto di mattoncini rossi messo a 30 metri dalla porta e doveva fare la sponda. E questo non è il Lukaku per sé. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, ieri hai rivisto anche tu delle azioni di Kvaratskhelia che parte largo, va al centro, converge di destro, si dispone al tiro, tira e segna pure. Questo l'avevamo visto tante volte, no? Questa è la, diciamo che è la giocata un po' chiave, storica, se vogliamo, di Kvaratskhelia. Ma non lo poteva fare perché? Perché andava verso il centro e sbatteva contro McTominay. C'è poco da fare, insomma, sono gli spazi, quelli sono gli spazi, non è che si può inventare altri. Ieri Kvaratskhelia ha trovato più spazi, Lukaku ha trovato ha avuto la possibilità di giocare con la faccia rivolta alla porta, con le spalle rivolte alla porta, e il Napoli si è ritrovato. E McTominay al centrocampo dà forza, muscoli e tecnica al centrocampo, e quando si inserisce riesce pure a far paura agli altri. Grazie mille Ciccio per essere stato dai nostri, buon lavoro. Ciao, buon lavoro a voi, è stato un piacere. Tutto nostro, un grande, grandissimo abbraccio al grande Ciccio Marolda. Primo stop and go della seconda ora, poi ci andiamo a fare un po' gli affari di Inter e Juventus in vista di Empoli e Parma, perché poi andiamo a chiedere anche come è arrivata la vittoria del Napoli a quelle latitudini, perché se guardiamo la classifica, per quanto soltanto parziale e potenzialmente solo per una notte, distacco importante. Passaggio bellissimo della chiacchierata che ieri Conte ha avuto con i microfoni di DAZN, quando parla del gruppo, lo definisce il migliore che abbia mai allenato, pieno di ragazzi entusiasti, aperti, del clima di passione e di grande apertura che si è creato di fatti a Castelvolturno, dal giardiniere sino al capitano. E un Napoli che sta di fatti ricementando uno spogliatoio che l'anno scorso era allo sfascio, inutile girarci intorno. Ed è bello vedere anche le storie dei vari calciatori del Napoli sui social, penso, non so, ad Instagram. Cito l'ultima, non solo Lukaku e Kvaratskhelia che si riconoscono compagni di squadra, no, su Pro Club, che è una modalità di un notissimo videogioco di calcio dove sostanzialmente ognuno impersonifica il proprio calciatore, e lì magari ci sarà tantissima alchimia anche tra i due, ma anche quella di Mazzocchi che pubblica con Scott McTominay una foto e insieme si salutano a suon di brother e fratelli. Insomma, ci sono delle interazioni, ci sono delle alchimie in questo spogliatoio che mai avremmo pensato, evidentemente, per tutta una serie di questioni, di fattori, e che invece sono tornati ad essere assolutamente importanti. Andiamo al telefono dall'amico e collega di Passione Inter, Lorenzo Bolimanti. Ciao Lore, grazie mille. Ciao Sandro, buon pomeriggio. Lore, in primis ti chiedo come è stato avvertito il risultato del Napoli in casa del Milan. Milan quest'anno ha fermato anche l'Inter. È stato un messaggio bello chiaro questo campionato. Abbiamo visto una gran bella partita e abbiamo visto con un po' di sana invidia fare al Napoli quello che avremmo voluto vedere fare anche all'Inter in alcuni momenti, cioè anche saper gestire un po' meglio il risultato. È un Inter che però non sta a guardare il momento di scendere in campo, c'è l'Empoli da dover affrontare. In che modo l'Inter ci arriva a questo tipo di partita dopo quel 4-4 che ovviamente ancora brucia un pochino?
Sì, ci arriva arrabbiata secondo me, soprattutto vedendo e ascoltando Simone Inzaghi dopo la partita, c'è un po' di rabbia per come è arrivato quel pareggio, per tutto quello che poi ha acceso in termini di discussione in casa Inter, un po' stanca, con diversi giocatori affaticati, qualche problema e alcune assenze, non sono stati recuperati né Çalhanoğlu né Acerbi, che sono due elementi fondamentali lì al centro dell'Inter, fuori anche Carlos Augusto che si dava delle rotazioni fondamentali sulle fasce, e ci sono giocatori come Aslani che dovrebbe essere il primo ricambio a centrocampo pure, che non sta al meglio, quindi un po' con i cerotti, ma chiaramente l'Inter tra Empoli e Venezia adesso deve centrare obbligatoriamente 6 punti, anche perché poi ci aspetta la doppia sfida Arsenal e Napoli la prossima settimana, che diranno molto tra campionato e Champions League. Chiaramente Empoli è una gara complicata, il Napoli può fare da testimone, basterebbe chiedere anche alla Juventus, però è l'antipasto poi verso partite molto più importanti, e penso a quella pre-sosta. Ecco, in questi 180 minuti l'Inter come si prepara ad arrivare al Napoli? Si prepara intanto dovendo fare necessariamente punti, come dicevo, quindi c'è bisogno proprio di prendersi di questi 3 punti, detto che comunque l'Inter in questo momento arriva tra Champions League e campionato da un pareggio e 5 vittorie, quindi è un cammino che chi è impegnato nelle coppe, l'Inter è tra le migliori in termini di risultati in questo momento anche a livello europeo, quindi l'obiettivo è arrivare alla partita con Napoli chiaramente con il minor distacco possibile, restare in scia per poter far sì che lo scontro diretto possa rimetterti in piena corsa. C'è la necessità di sistemare 2 cose, la condizione fisica come accennavo prima e soprattutto la fase difensiva, quindi queste saranno partite per sperimentare, per capire ecco su cosa lavorare meglio, come sistemare meglio questa fase difensiva e recuperare questi elementi come Çalhanoğlu che dovrebbe tornare domenica, che è sicuramente uno dei giocatori più difficili da sostituire in questo momento. È un Inter che anche dal punto di vista tattico sta un po' cambiando pelle, ce lo dicono i dati, ce lo dicono i numeri, è una squadra che sta provando un po' di più ad aggredire, ad andare a pressare, con il risultato che però si sta scoprendo un pochino di più, quindi queste saranno le partite in cui mettere appunto questo in vista dell'esame fondamentale. Esame fondamentale che vedrà, noi ci iniziamo già a proiettare, una domanda che ti rifaremo sicuramente a ridosso della partita, ma in questo esame, in questo Inter-Napoli, com'è che sarà l'accoglienza per un certo Romelu Lukaku, per un altro Antonio Conte, che per Milano ci sono passati, diciamo così? Beh, per Lukaku, non so se ricordate, l'anno scorso fu la partita dei fischietti quando tornò a San Siro, furono distribuiti un bel po' di fischietti e fu tutto un accompagnamento molto molto particolare da questo punto di vista. Forse quest'anno ci sarà un po' più di indifferenza, perché poi nel frattempo l'Inter si è tolta l'attesa del 20° scudetto ed è andata oltre, c'è un nuovo idolo in città con Marcus Thuram, che in tanti oggi dicono essere addirittura più forte di quel Lukaku, quindi su Lukaku ecco, si è voltato pagi in questo senso. Su Antonio Conte, secondo me, per sua natura è un allenatore divisivo che chiede tanto e dà tanto, per cui c'è una fetta di pubblico che ancora oggi è estremamente legata ad Antonio Conte, c'è una fetta di pubblico che non ha gradito i suoi modi pur avendo portato lo scudetto, quindi è anche un momento dal punto di vista del tifo, del pubblico in casa Inter, un po' delicato. Quindi immagino uno stadio un po' diviso su questo, con qualche fischio sicuramente, ma qualcuno che ricorda con grande affetto. Lore, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grandissimo abbraccio a Lorenzo Polimanti, passione Inter. Ci prendiamo rapidamente un altro stop and go e poi rientriamo andando in casa Juventus, a tra poco. Speciale Napoli che continua in questa seconda ora, ancora a metà tra il Napoli e le altre, perché poi capire la reazione delle altre, se leggiamo la classifica, è fondamentale
perché alla fine si gioca tutto lì. Il Napoli al momento ha dato una spallata alla Juventus, che poi avrà la prossima anche contro l'Udinese, e mentre il Napoli poi giocherà la partita di Milano domenica sera contro l'Inter, avrà il derby di Torino in casa però, ed ha in questo momento un calendario tra virgolette non tanto favorevole, perché poi ci sarà anche il Milan, insomma ci saranno partite molto importanti per la Juventus, così come l'Inter, che dopo il Napoli comunque avrà la trasferta di Verona, che sì sarà abbordabile, ma poi avrà la trasferta di Firenze, che insomma è una di quelle partite noiose da dover affrontare. Al momento la classifica recita più 7 sull'Inter, più 8 sulla Juventus, e siamo praticamente alla decima giornata. Dopo poi magari ci andiamo a recuperare anche il parziale nell'anno dello scudetto alla decima giornata, anzi proviamo a farlo subito, perché quella era una Serie A anche molto diversa, ed era una Serie A che correva proprio su binari molto più accelerati per la sosta mondiale. C'era anche quello che era l'impatto in Coppa del Napoli, perché quello era un Napoli che giocava in Coppa la Champions. Però noi siamo pronti con il nostro prossimo ospite, e allora è un grande piacere dare il ben ritrovato al direttore del bianconero.com, Cristiano Corbo. Ciao Cristiano, grazie mille. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Cristiano, ti chiedo anche per te, no? Prima abbiamo interrogato un po' i colleghi della Milano Nera Azzurra, come è arrivato il messaggio dell'ex Conte della vittoria di Milano? È arrivato forte e chiaro, perché si temeva proprio questo per gli avversari rispetto al lavoro di Conte, cioè col fatto di avere soltanto in una competizione, due se consideriamo anche la Coppa Italia, qui Conte riesce a dare il meglio di sé, perché riesce a incanalare tutta l'energia che ha, tutto quella, anche quel carisma comunque di cui dispone, e riesce a cambiare, a trasformare giocatori che abbiamo visto l'anno scorso facevano fatica a tenere il passo, quest'anno sono belli concentrati sul pezzo e restano comunque giocatori molto importanti, con l'aggiunta comunque di elementi non banali, perché comunque il mercato del Napoli è stato molto importante ma anche molto ben mirato. Cristiano, io ti chiedo del Napoli che un po' è evoluto da quella partita contro la Juventus a oggi, quanto l'hai visto cambiato, quanto l'hai visto in crescita, in movimento, soprattutto un giocatore in particolare, stiamo parlando di Romelu Lukaku che si ritrova contro la Juve praticamente annullato da Bremer, contro il Milan parte subito forte, spedisce in curva Pavlovic con il suo pezzo forte della casa, e va a segnare il vantaggio, fa una buona partita, buon lavoro di protezione, di sponde, di allungo lì davanti. Stiamo parlando di un Lukaku, di un Napoli diversi rispetto al match di Torino con la Juve. Secondo me si vedeva già qualcosa a Torino con la Juve, però era troppo presto, era davvero l'inizio di un percorso e Conte stava ancora piantando i semi che adesso sta iniziando un po' a raccogliere i frutti. Sicuramente è un Napoli molto più consapevole, sicuramente è un Napoli che gioca molto più a memoria rispetto alla gara di Torino, sicuramente è cambiato tanto, come dicevo, nella testa, perché magari con le consapevolezze di oggi il Napoli e Torino avrebbe potuto anche fare una partita differente e chissà raccogliere qualcosina in più. E rispetto ad esempio alla Juve, io ho visto una crescita molto più lineare per la squadra di Conte, e Lukaku secondo me deve ancora arrivare tutto il suo strapotere, tutta la sua differenza che marca oggettivamente in Serie A, ma l'aveva detto lo stesso Conte, è ancora a una percentuale che non era soddisfacente, mettiamola così. Adesso sta crescendo, adesso è in forma, adesso fa la differenza anche in un'annata che non è sembrata esaltante come l'ultima alla Roma. Comunque Lukaku ha portato a casa 20 gol, parliamo di un giocatore che insomma i suoi numeri
li ha sempre avuti, e con questo grado di fiducia, con il fatto comunque di non essere messo in discussione, sappiamo quanto possa patire appunto la concorrenza, Lukaku diventa un giocatore devastante, perché è devastante la combo che si va a creare con lui e con Antonio Conte. Chiaramente 4 gol in casa dell'Inter, con la consapevolezza di aver rimontato una gara in un momento estremamente complicato, con tante assenze. Ricordiamo che la Juventus comunque in questo momento ha un'infermeria che farebbe anche invidia alla formazione titolare, ricordando anche il lungo degente Milik, che comunque tra le alternative è un nome importante. Ecco, tutto questo per dire che mentre il Napoli non gioca a nascondino, l'ha detto ieri Conte ai microfoni di DAZN, Thiago Motta tergiversa ancora un po' sul candidarsi a una lotta al titolo? È un pochino sì, perché l'obiettivo, adesso che ci crediate o meno, a Torino è comunque quello di qualificarsi in Champions League. Direte voi, non è bastato Massimiliano Allegri, però è chiaro che si era rotto qualcosa con la dirigenza, è stato palesato anche dall'atteggiamento del tecnico livornese dopo la finale di Coppa Italia, e con Thiago Motta si è aperto un nuovo ciclo che ha un obiettivo finale, quello di arrivare al pareggio di bilancio. Quindi la Juve ha in questo momento soltanto la necessità di partecipare con costanza all'Europa che conta. Perché? Perché vuol dire avere determinati introiti, perché vuol dire mantenere un certo appeal a livello proprio di società, di blasone, di interesse generale, naturalmente anche per il mantenimento di un certo status di squadra. E poi è chiaro che la Juve comunque ha fatto dei passi in avanti, ha cambiato tantissimo, perché comunque sono 12 giocatori nuovi, però allo stesso tempo mantiene l'ambizione, coltiva proprio l'ambizione di poter essere subito una contendente per lo scudetto, solo che non ci sono abbastanza certezze per diciamo ergersi comunque come una delle squadre in lizza, in lotta per il titolo. Quindi credo che sia un po' strategia sicuramente quella di Thiago, ma allo stesso tempo in questo momento è giusto mantenere i piedi saldi ben a terra, perché appena la Juve ha provato un pochino a volare, poi si è bruciata come le ali di Icaro, no? Prima di salutarci, questo Juventus Parma, che cosa significa e che cosa ti aspetti, e quanto ti puoi aspettare una partita trappola, visto comunque un avversario che sulla carta è abbordabile, però mai dire mai, visto un po' i punti che alcune squadre, soprattutto comunque la Juve, ricordiamo che a Empoli le ha persi dei punti per strada. Certo, anche con il Cagliari in casa, quindi è sicuramente, come hai detto tu, una partita trappola, perché poi ci sono delle gare che, se tu ambisci ad andare in Champions League, se tu ambisci addirittura a vincere lo scudetto, sono partite che oggettivamente tu non è che le devi affrontare, tu le devi vincere, perché sono punti che poi non tornano più indietro. La sensazione è che la Juve abbia già dilapidato tutte le occasioni, tutti i punti che poteva perdere lungo il cammino, qualcosina si è raccolto in trasferta, però con un mezzo passo falso stasera, quindi intendiamo tutti quanti il pareggio, inizierebbero discorsi piuttosto negativi alla continuazione. Chiaramente nessuno avrebbe messo in discussione, ma avrebbe messo in discussione sicuramente il percorso fatto finora, perché comunque la Juve è reduce dalla settimana più dura dal punto di vista anche un po' mediatico, ma in generale delle sensazioni accumulate dopo la partita con lo Stoccarda, soprattutto dopo il pari rocambolesco con l'Inter. Ecco, adesso c'è bisogno di ritrovare quella velocità di crociera che poi fa la differenza all'interno di una stagione. Quindi secondo me la partita di stasera per la Juve rischia di essere più complicata delle altre. Sembra una banalità, però non lo è. Cristiano, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grande, grandissimo abbraccio a Cristiano Gorbo, direttore responsabile del bianconero.com. Ci prendiamo l'ultimo stop and go di giornata e ultima fermata di Punto Nuovo Sport. Breda Mauris, speciale Marchi. Meno 30.
30% sui prodotti dei marchi selezionati e se spendi almeno 30 euro, con un solo euro in più porti a casa un comodo tappeto dry super assorbente 40-60. Ammorbidente e concentrato fabuloso, vari tipi, 2,99 euro. Bagno felce azzurra, varie profumazioni, 1,99 euro. Mauris, Casoria, Teverola, Orta di Atella, Capodrise, Benevento, Piano d'Ardine e su mauris.it. Punto Nuovo Sport, speciale Napoli. Speciale Napoli che riparte quando sono le 14.43. Entriamo nella nostra ultima fermata, ricordandovi che lo sport poi tornerà alle 19 con Campari in campo e con il meglio della nostra giornata. Chiaramente domani saremo in onda, mentre la giornata di venerdì prenderemo un turno di riposo, ma comunque ci sarà tutto il replay, tutto lo sport, il meglio della settimana in questo caso. Insomma, non vi lasciamo soli, anche perché poi sabato, signore, già giornata di vigilia per il Napoli con la gara contro l'Atalanta. Ricordiamo, si giocherà alle 12.30 domenica e sarà uno di quegli appuntamenti dove serve dare continuità, perché poi nel day after di oggi siamo ancora tutti molto abbagliati da temi bellissimi, perché dicevamo nel corso di queste due ore Oliveira e Di Lorenzo che ieri hanno alzato le palizzate, ma mi vorrebbe dire anche Mazzocchi che è entrato molto bene a freddo tra virgolette contro Leao a dare manforte, a dare in quei 15 minuti tutto quello che aveva. Penso anche a come Kvaratskhelia si sia letteralmente fatto un cuore così a dare una mano in combinato lì sulla sinistra, Politano che ormai non è più una notizia, Anguissa e McTominay che sono stati dominanti, quell'abbraccio bellissimo tra Conte e Gilmour nel finale di partita al momento della sostituzione, che certifica anche un rapporto sempre più cementato all'interno di questo gruppo, rapporto cementato anche fra noi un grande amico di Radio Punto Nuovo, almeno spero, Marco Lombardi, Calcio Napoli 24, grazie mille per essere dei nostri. Assolutamente sì, sia super amico sia di Radio Punto Nuovo che di dei conduttori, tutto lo staff, grazie a voi. Ti ringraziamo, ti chiedo subito, ecco, che Napoli hai respirato stavolta a Milano, perché il messaggio che è arrivato a tutto il resto del campionato è stato chiarissimo. Sì, devo dire che ci sono un po' rivisti e respirati di nuovo quelle sensazioni, quei sentimenti che abbiamo vissuto a lungo nel 2022-2023. E ti dico, per quanto riguarda i tifosi, sia nel pre-partita che nel post-partita, davvero l'entusiasmo era tangibile in tutti, e nonostante la scaramanzia, nonostante il campionato sia ancora la decima giornata che deve ancora concludersi, il Napoli ha giocato in anticipo, e devo dirvi che è sicuramente una sensazione molto positiva quella che sta investendo tutto il Napoli, ma anche tutta Napoli in generale. E per quanto riguarda il campo, sicuramente le assenze del Milan hanno pesato, e credo che sia una cosa oggettiva, quindi nessuno potrà mai dire il contrario, però quando poi in una stagione arrivano svariate occasioni in cui tutto inizia ad andare bene, fa ricordare un po' quello che è successo appunto due stagioni fa, quando c'era Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, perché adesso, diciamo, le serate positive sono più di una. Ricorderete Napoli-Parma, dove viene espulso Suzuki, Belprato diventa portiere, Parma in 10, rimonta entra Lukaku e rimonta la partita come una furia. Poi anche in un'altra occasione gli azzurri sono stati fortunati con l'Empoli, con la vittoria nel secondo tempo con rigore, che per molti non c'era, per me c'era ovviamente, però anche in questo caso il vento è spirato a favore. Domenica sera Ilvic, stato il 4-4 che mai nessuno sarebbe sognato, e quindi garantisce al Napoli di andare a San Siro ieri sera in maniera serena, perché anche se avessero perso gli azzurri comunque sarebbero rimasti primi in classifica a prescindere. E quindi poi il Milan subisce tutti questi infortuni, il rinvio di Bologna-Milan fa sì che
Teo e Reinders saltino poi il Napoli, quindi tutta una serie di circostanze si stanno verificando e sono, sembrano, sai, quelle annate che davvero dici wow, va tutto per il verso giusto, speriamo, e i tifosi del Napoli sperano che ciò possa durare quanto più a lungo possibile a partire da domenica con l'Atalanta. Marco, ti chiedo un po' del fattore ambientale in quel di San Siro, perché abbiamo iniziato a sentire da lontano che c'era qualche napoletano in più. Ci racconti un po' l'atmosfera, ci racconti anche un po' quella che è stato diciamo quella che è stata la risposta da parte del pubblico rossonero, perché in passato qualche problemino, qualche diciamo tensione, definiamola in questo modo, c'era stata, però ieri non mi è sembrato così. Ovviamente non l'ho vissuta da dentro, non ero a San Siro, ce lo puoi raccontare sicuramente meglio tu. Ti dico che purtroppo qualcosina è successa, e anzi ne abbiamo anche parlato sul sito in queste ore. E in primis, allora ti dico che gli spettatori erano 75.000, quindi quasi sold out a San Siro, e mai come questa volta c'erano una marea di napoletani nei settori, non nel settore ospiti, quindi in tutti gli altri settori davvero c'era una marea di gente che tifava Napoli. E ti dico, ne avevo parlato nel pre-partita in maniera positiva, che era la prima volta di quando sono stato a San Siro, nelle altre 4-5 occasioni, la prima volta che ho visto tantissimi tifosi con la maglia del Napoli, la sciarpa del Napoli in bella vista, perché di solito in molti o non la indossano proprio, la tengono sotto la felpa per evitare problemi. Invece ieri vedevo tantissime persone, più del solito, con la maglia in bella mostra, e ciò mi aveva sorpreso e meravigliato in maniera positiva, ovviamente. E durante la partita però ci sono stati almeno due episodi, quelli che abbiamo raccontato noi, anche documentato con le immagini prese dai social girate dai tifosi, almeno due episodi diciamo poco carini. Il primo in tribuna centrale, dove un tifoso ha diciamo chiamato in malo modo un tifoso azzurro, c'è stata una reazione e da lì è scattata una vera e propria rissa abbastanza violenta, durata per poco meno di un minuto, poi placata dagli steward e i fascinolosi diciamo di questa situazione sono stati allontanati. Secondo episodio, un tifoso da solo, isolato in un settore completamente rossonero, ha esultato dopo il gol di Lukaku, dopo il gol di Kvaratskhelia, scusate, dopo il 2-0, esponendo poi la sciarpa azzurra, e lui era vestito con la maglia del Napoli, esponendo diciamo all'indirizzo dei tifosi rossoneri la sciarpa azzurra, e anche lui è stato insultato e preso diciamo male parole, e poi è stato fatto allontanare dagli studi. Quindi diciamo cose un po' carine, però per onore della cronaca, perché noi facciamo questo di lavoro, devo dire purtroppo che al gol di Lukaku c'è stata una cosa assurda secondo me. Dal terzo anello verde, dove c'erano i tifosi del Napoli del settore ospiti, è stata lanciata una torcia, un fumogeno di fatto, sì, che è finito poi al primo anello verde, dove c'erano famiglie di tifosi milanisti con bambini, ed ha colpito almeno due di questi tifosi, creando poi il panico, perché certo, immaginate l'altezza assurda, poi questo oggetto infuocato che ha qua fatto incendiare un sediolino, davvero si è rischiato grosso. Per fortuna non è successo nulla. Per fortuna. Allora chiudiamo, anzi ci avviamo verso la chiusura, non ancora, con un tema un po' più leggero, perché vedevo nel varie spillolare, no, il contributo che porti con i tifosi su Calcio Napoli 24, sulla pagina Instagram di un tifoso del Milan che proponeva uno scambio piuttosto coraggioso, Leao Kvaratskhelia più un bel conguaglio economico. Sì, credo che diciamo un po' l'alcol l'avesse aiutato, sì, un po' diciamo l'atmosfera funerea che sta accompagnando Leao in questo inizio di stagione, e il suo rapporto praticamente inesistente con Fonseca abbia influito. Però io lo dico da tempo che Kvaratskhelia è più forte di Leao. Il tifoso rossonero era infuriato per quello che aveva visto, e sì, diciamo che ha fatto il giro del web questo spezzone, perché è la prima volta che sentiamo dire a un tifoso del Milan che Kvara è più forte di Leao, e addirittura
lui lo vorrebbe il rosso-nero, e credo, anzi no, sono certo che De Laurentiis non accetterebbe mai questo scambio alla pari. Poi se davvero oddio 400 milioni però no dico alla pari alla pari, poi qualora dovessero inserire questa cifra penso che venderebbe anche tutto il resto della squadra, penso. Marco, giusto prima di salutarci per parlare del giorno che è oggi, perché oggi è per noi è Natale, perché oggi nasceva Diego Armando Maradona, quindi giusto un pensiero veramente breve per quello che è il giorno di Diego. Sì, e tra l'altro ieri c'è stato un regalo da parte del Napoli a tutti i maradoniani, e devo dire che vedo e continuo a vedere questo continuo filo rosso tra Napoli e Argentina, tutto grazie a Diego Armando Maradona. Anche vediamo a Napoli cosa succede ogni giorno a Largo Maradona, dove c'è il murales, e io credo e continuo a dire da quando purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che Diego continua a vivere in tutti i tifosi del Napoli e anche in tutti i napoletani, ed è bellissimo vedere quanti poi tifosi piccoli difensori si chiamino Diego, sia a Napoli ma soprattutto al nord. Lo dico, nelle varie trasferte fatte, tanti padri tifosi azzurri portano i loro figli piccoli allo stadio e quasi tutti si chiamano Diego, e credo che sarà un qualcosa che non finirà mai, continuerà nel tempo, e quindi Maradona resterà sempre nella storia, nel cuore e anche direi nel sangue, certo, dei napoletani. Beh, direi anche nella storia, visto quello che poi, anzi nel presente, visto che quello ancora continua a rappresentare. Grazie mille Marco per essere stato le nostre, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grande, grandissimo abbraccio a Marco Lombardi, Calciopoli 24. Allora, io do un assist per una volta al nostro Giovanni per il pensiero finale, perché ho recuperato il punteggio del Napoli in classifica, 26 punti a più 2 sulla seconda, che all'epoca era l'Atalanta, alla decima giornata nell'anno dello scudetto. Non dico nulla. Ma stai dicendo che il Napoli può andare a vincere lo scudetto? Non dico quest'anno, nulla, ho dato Napoli, un dato. Napoli arriva quarto e siamo firmerei. Siamo comunque contenti, tranquillamente, no dai, a parte gli scherzi, a parte la scaramanzia, è un Napoli che si è messo col petto in fuori, perché vai a San Siro, vai a vincerla col Milan per 2-0 con l'atteggiamento giusto, perché parti veramente forte, parti con questo vantaggio di qualità, di intensità, recupero alto, verticalizzazione da parte di Anguissa ha fatto una partita strepitosa veramente, oltre quell'assist è stato veramente ovunque, lui, Mati Olivera, Napoli quasi non dico perfetto, non esageriamo, perché c'è stato dopo quel gol un po' di appannamento da parte della squadra di Conte, che ha regalato qualcosina, però comunque conta il risultato, conta la concretezza, conta il 2-0 che regala 3 punti e soprattutto un più 7 sull'Inter seconda. Non credo che sarà una stagione come quella di 2 anni fa, perché l'Inter 2 anni fa fondamentalmente quasi non c'era, invece adesso c'è l'Inter, ci sarà molto molto a lungo, c'è l'Inter, ce ne saranno altre come esempio la Juventus, e il Napoli dovrà veramente lottare fino alla fine per cercare di ottenere più che può. Oggi possiamo fare veramente quello che vogliamo per quanto riguarda lo scudetto, ne possiamo parlare liberamente e lo dobbiamo assolutamente fare. Giovanni, ci sentiamo domani. Un saluto a te, un saluto a tutti, a domani. Un saluto al nostro Giovanni Annunziata, un saluto dal vostro Alessandro Montano, ci sentiamo alle 19 con Campana in Campo e ci sentiamo domani puntuale alle 13 con Punto Nuovo Sport. Vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo al nostro pomeriggio. Ciao!